Sindaco, ci ritroviamo qui 2 mesi dopo. Questo può essere un po' il punto di svolta, no? Per il suo comune, per i suoi cittadini. Come state vivendo questa giornata e come la stanno vivendo i cittadini? Beh, sono esattamente oggi 2 mesi da quando abbiamo avuto quella notizia che ci ha fatto piombare in un incubo incredibile e oggi la viviamo davvero come con speranza, come l'inizio di una nuova fase. Sappiamo che i test ci restituiranno la fotografia della situazione immunologica del territorio, sappiamo che non è assolutamente una soluzione, ma certamente può essere una base di partenza per poter pianificare il nostro futuro. I numeri comunque negli ultimi giorni, quantomeno su Alzano, sono confortanti, quindi l'invito che lei fa sempre ai cittadini è a non mollare nel rispettare insomma le regole che dobbiamo rispettare tutti. La stella polare resta sempre quella, il rispetto rigido delle regole e non dobbiamo assolutamente distrarci da quello. I numeri sono migliorati in modo significativo già da un mese, perché nell'ultimo mese abbiamo avuto poco più di 25 casi, per quanto ci è dato sapere ovviamente dai dati ufficiali, e nelle ultime 2 settimane i dati sono di 4 contagi. È confortante anche la curva dei decessi che nelle ultime 2 settimane si è normalizzata e nell'ultima settimana abbiamo avuto 0 decessi e questa è davvero una notizia che ci dà conforto. Ecco, cogliamo l'occasione per dire ai cittadini di non venire in maniera automatica, ma che saranno contattati da, insomma, ATS che sta facendo questo screening con dei criteri pianificati. Allora, io quello che ripeto è si esce di casa solo se necessario e con una motivazione. Vale anche per questa situazione, per cui si può e si potrà accedere al test solo nel momento in cui sarete contattati e nel momento in cui sarà a noi comunicato il nominativo, a quel punto sarete titolati per accedere. In caso contrario non è possibile venire. Alzano Lombardo, 23 aprile 2020, si comincia con i test sierologici qui a Nembro e ad Albino, che sono i territori evidentemente più colpiti dal coronavirus. Ci spieghi come avete lavorato nel costituire questa procedura e come si svolgono appunto i test? La Regione Lombardia ha deciso da subito di partire anche con l'effettuazione dei test sierologici sul territorio, quindi accanto al personale sanitario degli ospedali che da oggi ha la possibilità di accedere al test. La Regione ha voluto che sui territori più colpiti, nelle province di Bergamo, di Brescia, di Cremona e di Lodi, si partisse direttamente anche con i test sul territorio. Il criterio è stato quello di individuare all'interno di ogni provincia i comuni che sono stati più colpiti da questo virus. Per quello che riguarda il nostro territorio, evidentemente i comuni sono stati quelli di Alzano, Nembro e di Albino. Abbiamo quindi proceduto ad individuare a livello provinciale, e innanzitutto in questi comuni, i centri prelievi aperti. Quindi durante questa settimana abbiamo mappato tutti i centri prelievi presenti sul nostro territorio. In provincia abbiamo più di 100 centri prelievi che hanno dato la disponibilità a riaprire, gran parte di loro erano già aperti precedentemente per l'effettuazione dei test. Abbiamo poi individuato, per quanto riguarda i test, i 300 test che faremo oggi tra Alzano e Nembro e i 300 test che faremo anche domani tra Alzano e Nembro. Abbiamo proceduto ad individuare le categorie che dal nostro punto di vista avevano la necessità di accedere per primi a questi test, cioè le persone che hanno avuto sintomi ma sono stati a casa, quindi non avendo fatto il tampone precedentemente, non hanno avuto la possibilità di capire se erano, di sapere se erano positivi o negativi. Questa categoria di persone è stata individuata dai medici di medicina generale, quindi abbiamo coinvolto tutti i medici di medicina generale della Bassa Valle Seriana, chiedendo ai medici di medicina generale di segnalarci quei pazienti che erano a domicilio e che dal loro punto di vista avevano la necessità di accedere da subito ai test, proprio perché avevano presentato sintomi. La seconda tipologia di cittadini che oggi accedono ai test sono invece quei cittadini che, tracciati dal nostro Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ATS, sono nella sostanza i contatti dei casi positivi che ci sono stati sino ad oggi. Quindi
per capirci, tutti quei contatti che erano in sorveglianza domiciliare, che erano presidiati dal Dipartimento di Prevenzione Medica, cioè tutte le persone che, i familiari, gli amici, i conoscenti che sono venuti a contatti con casi positivi sino ad oggi. Abbiamo quindi individuato queste due tipologie di cittadini, li abbiamo contattati e da oggi appunto si comincia questa attività. In molti si chiedono, viene rilasciato questo patentino di immunità, come abbiamo letto anche sui giornali, che scopo hanno insomma questi test nel concreto? Guarda, il patentino di immunità è un termine giornalistico, quindi i cittadini che accedono ai test avranno la disponibilità dell'esito del test che certifica il fatto che una persona abbia maturato nel frattempo degli anticorpi oppure no. Quindi che cosa mi dice il test? Il test mi dice se io ho maturato degli anticorpi durante queste settimane. Se quindi sono negativo a questo test significa che non ho maturato degli anticorpi, quindi vuol dire che non sono infetto, per capirci, ma posso essere infettato, quindi non avendo degli anticorpi non sono in condizione quindi di proteggermi qualora dovessi venire in contatto con il virus da oggi in avanti. Se invece l'esito è un esito positivo, vuol dire che ho maturato degli anticorpi, quindi significa che molto probabilmente sono venuto a contatto con il virus, pur magari non avendo fatto il tampone oppure avendo anche una sintomatologia, come dire, non così evidente, d'accordo? Vuol dire che sono protetto, diciamo, ma non sono in condizione di sapere evidentemente se sono positivo al virus o negativo. Quindi, per capirci, sono protetto, ma non è detto che io non possa infettare gli altri, perché la garanzia del fatto che io abbia o meno il virus me la può dare soltanto il tampone. Con ultimissima cosa, sull'età, c'è questo discorso un po' degli over 64, verrà esteso anche a loro, sono comunque forse la categoria più a rischio e ieri ha scatenato un po' di una piccola polemica, ecco. Ma noi abbiamo deciso di effettuare in questi primi due giornate dei test per gli under 64, perché vogliamo avere un'informazione da subito utile anche ai fini del rientro al lavoro, quindi chiaramente anche per gli over 64 ci sarà poi la possibilità di effettuare i test. Tra l'altro oggi su questi territori partiamo anche con un intervento con i tamponi nelle tre RSA di Albino, di Nembro e di Alzano, un intervento importante, dovremmo riuscire ad effettuare circa 250-280 tamponi tra le giornate di oggi e domani anche all'interno delle RSA.